Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, ci ritroviamo nella casa del Signore per lodare il suo nome, per ringraziarlo di tutti i benefici che ci ha concesso. Però ogni tanto la nostra debolezza si fa sentire, la nostra umanità, ecco, viene alla luce, viene a galla, allora siamo sempre bisognosi di misericordia e di perdono. Allora, per celebrare veramente i divini misteri, riconosciamoci peccatori, confidando nell'amore del Padre. Confesso a Dio onnipotente e amore, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Dal Cantico dei Cantici. Così dice la sposa: sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassate, quando trovai l'amore dell'anima mia. Parola di Dio. Yeah.
dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, l'amore del Cristo ci possiede e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana, se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che se uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, e sono nate di nuove. Parola di Dio.
concludere un saluto, un ringraziamento, unito ancora a un ricordo della preghiera, prima di tutto per Don Alessio, nel quinto anniversario della sua ordinazione sacerdotale, ringraziandolo per la sua presenza sempre in mezzo a noi e anche per vivere questi momenti in comunione. Grazie, un saluto anche agli altri parroci vicini che sono convenuti per celebrare insieme la festa di Santa Maria Maddalena, per il rapporto di collaborazione, di amicizia che c'è con tutti loro e anche di quella fraternità sacerdotale che è bello e significativo anche mostrare e vivere almeno intensamente in qualche circostanza come questa. Un saluto e ringraziamento a tutti voi e ancora appuntamento, se vogliamo, per chi può, questa sera alle ore 21 ci sarà la Santa Messa celebrata al Porticciolo dei Pescatori, una messa nuova, diversa dal solito, però che può rendere anche in modo caratteristico il fatto di essere un borgo di mare e quindi dare anche questa testimonianza più pubblica, più aperta della nostra fede con la celebrazione eucaristica, proprio non dico in mezzo al paese, ma insomma, quasi, in mezzo alla gente. E a seguire, dopo la messa, la processione per riportare in chiesa la statua della nostra Santa. E poi alle 23 ci saranno anche i fuochi d'artificio, quindi insomma una serata di festa che possa continuare a rendere e concludere in maniera gioiosa questa nostra giornata. Grazie a tutti e ora chiediamo a Don Alessio, che è sacerdote presente, di invocare su tutti noi, sulle nostre famiglie, in particolare sui nostri malati, la benedizione del Signore per l'intercessione di Santa Maria Maddalena. Il Signore sia con voi. Il Signore con la vostra vita. Andate.